Salve a tutti, siamo qui con Vincenzo Balzani e Nicola Armaroli, autori del libro Energia per l'astronave Terra, edito da Zanichelli nella collana Chiavi di lettura. Siamo qui per parlare con loro del tema dell'energia e cercheremo di farlo accettando volentieri i suggerimenti di questo strano contenitore. Allora, professor Balzani, il vostro libro si apre con una scarpa rotta, Sì, eccola, che ne sì. facciamo? La facciamo accomodare, la facciamo, non possiamo buttarla via. Qui basta, penso, un po' di colla, non si sistema. Perché se cominciamo a buttare via la scarpa, dobbiamo comprare un altro paio. Quindi ci mettiamo nell'ottica, diciamo, del consumismo. Cioè noi produciamo, consumiamo, buttiamo via. Invece quello che dovremmo fare, come dice anche una poesia di Erri De Luca, è un valore accomodare una scarpa e così fare tante altre cose. Grazie. Si parla continuamente dell'aumento del prezzo del petrolio. In realtà voi fate i conti in maniera accurata nel vostro libro e scoprite che una bottiglia di petrolio costerebbe meno di quella di acqua minerale. Magari non è dissetante allo stesso modo. Sì, in effetti noi ci lamentiamo tanto del prezzo del petrolio, però andare a fare i conti molto semplicemente, tenuto conto che in un barile di petrolio, che è la misura che sentiamo tutti i giorni in televisione, ci sono 159 litri, facendo una divisione molto banale, scopriamo che in realtà un litro di petrolio grezzo costa molto meno dell'acqua fresca che possiamo comprare al supermercato. E quindi, considerato tutti i servizi che la benzina ci dà, certamente è impressionante pensare che costi meno dell'acqua fresca, perché con la benzina noi possiamo fare tantissime cose, tanta energia, andare al mare, fare tutte le cose che ci piacciono, mentre con l'acqua, che è fondamentale, semplicemente la beviamo, buttiamo via la bottiglia. La legge 133 dell'agosto 2008 mette fra gli obiettivi strategici energetici nazionali quello della realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare. Quale posizione esprimete riguardo di questo tipo di energia nel vostro libro? Una posizione, diciamo, di opposizione, negativa, perché noi riteniamo che l'energia nucleare, prima di tutto, non vada bene fare in nessun posto, in particolare in Italia. Si può considerare il problema da tanti punti di vista, da quello economico, per esempio, perché, come ben noto, l'energia nucleare non si sviluppa più da 20-30 anni, non so, negli Stati Uniti dal 73 che non si fanno più centrali nucleari. Perché? Perché non convengono dal punto di vista economico. E poi c'è anche la questione, forse un po' più importante, che c'è il problema delle scorie che non è stato ancora risolto. Quindi anche per questo, come facciamo a sviluppare l'energia nucleare in Italia che non siamo capaci di sistemare il problema dei rifiuti, e non solo a Napoli, insomma. Tutti da piccoli abbiamo avuto un pezzettino di carbone il giorno della Befana e quindi abbiamo sempre associato il carbone in qualche modo a una marachella e a una cosa sporca in generale. Oggi si parla di carbone pulito. Che cos'è il carbone pulito? Il carbone pulito è uno dei tanti miti che nel nostro libro cerchiamo di sfatare. Chiaramente la tecnologia a carbone per produrre elettricità al giorno d'oggi è molto più pulita di quella che era 20 anni fa, ma questo si applica a qualsiasi cosa. L'automobile oggi è molto meno inquinante di quella di 20 o 30 anni fa. Quindi ciò non toglie però che la tecnologia termoelettrica a carbone rimanga di gran lunga la più inquinante e soprattutto al giorno d'oggi si presenta il problema del fatto che è quella che produce più anidride carbonica per unità di energia prodotta. Quindi è quella che dal punto di vista climatico risulta essere più problematica. Quindi una strada importante sembra essere quello del risparmio energetico. Ma come si risparmia l'energia? Cosa fa Nicola Armaroli per risparmiare energia tutti i giorni? Ma una cosa che io faccio tutti gli anni, anzi l'ultimo dell'anno, è quella di prendere i miei figli e portarli davanti al contatore della luce, del gas e rendergli anche a conoscenza di quanta benzina in famiglia abbiamo consumato. Questo rende i ragazzi consapevoli dell'idea del limite. Io credo che bisogna partire dai bambini, dai ragazzi, perché con le generazioni, diciamo, un po' più avanti negli anni risulta difficile cambiare gli stili di vita, invece cominciare dai bambini è molto importante, quindi ritengo che sia opportuno andare nelle scuole ed indicare queste cose. Tornando appunto al mio esempio, in questo modo l'idea è quella di dare ai ragazzi l'idea del limite, cioè il fatto che il gas che arriva a quel contatore, l'acqua che arriva a quel contatore, l'elettricità che arriva a quel contatore non sono illimitate e la loro produzione comporta dei problemi. E quindi loro poi te lo chiedono, ma perché lo facciamo? E anzi, quasi è diventato un gioco per loro, ma è un gioco istruttivo. Quindi credo che bisogna un po' sforzare la fantasia e far capire alle persone, soprattutto dove consumano.
Voi vi riferite alla Terra come a un'astronave, ma come immagina il professor Balzani il futuro di questa astronave da un punto di vista energetico? È un'astronave, viaggiamo qui sopra, non possiamo atterrare in nessun posto né andare in nessun porto in cui fare il tagliando, accomodare, fare rifornimento. Però abbiamo la grande fortuna che ci accompagna il Sole. Perché conviene sviluppare l'energia solare e non l'energia nucleare? Perché l'energia solare è diffusa in tutta la Terra. Allora cosa succede? Che le grandi disuguaglianze che abbiamo oggi, che tutti conosciamo, può darsi che siano attenuate se ognuno può sfruttare l'energia che gli arriva nella sua nazione. E soprattutto non ci saranno più guerre, perché l'energia è dappertutto. Grazie ancora allora a Vincenzo Balzani e a Nicola Almaroli, autori del libro Energia per l'astronave Terra. Quindi sono assolutamente folle, questo è l'unico luogo dove noi possiamo vivere, allora teniamocelo chiaro.